Eccoci qua, dopo aver passato tante bei giorni di feste, tra cui tante mangiate e qualche bevuta, in ogni casa nostra, nel mio frigo è strapieno, rimane sempre tante cose che è un peccato far andare a male. Allora io oggi vi voglio consigliare come poter congelare qualunque cosa vi sia rimasta in frigo. L'importante è saper scegliere i contenitori per congelarla, perché non tutto va bene per tutto. Se abbiamo i contenitori di vetro sono i migliori in assoluto, perché non hanno odore, ha chiusura ermetica, perché è quello che fa in modo che il proliferare dei germi non ci sia, essendo ermetico. E quando il congelatore è pieno, perché abbiamo riempito tutto, perché ce n'è di roba, si consiglia anche la classica bustina. Ma come? Soprattutto chiudendoli, una volta inserito il prodotto, chiudendoli ben bene con il suo elastichino e mettendoci, mi raccomando, l'etichetta con prodotto, che ne so, io congelo zucchine giorno di data del congelamento, in modo che io quando lo vado a prendere saprò quando è stata congelata. La cosa importante è anche fare delle piccole porzioni, quindi se avete una quantità che può essere divisa in più porzioni, usate delle piccoli contenitori, purché siano piccoli, perché più è piccolo il contenitore più facilmente si congela. Il congelamento veloce è la cosa più importante.